Polifemo Eventi è a Fragagnano, provincia di Taranto, per una bellissima iniziativa Smart Graduation Day. Di cosa si tratta? Il comune di Fragagnano ha sposato una lodevole, una bellissima iniziativa lanciata dalla Regione Puglia, dall'ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e l'ANCI Puglia. In buona sostanza l'iniziativa appunto è finalizzata a valorizzare quegli studenti universitari di Fragagnano, nella fattispecie, che si sono laureati in modalità telematica durante il lockdown, e c'è, come dire, una cerimonia simbolica, un significato profondo di quello che è l'atto, il gesto che fra poco vivremo. Sono stati messi a disposizione degli alberi, delle piccolissime querce, degli arboscelli, potremmo dire, di quercia, piantumati, e ad ognuna di queste piccole piante sarà dedicata appunto, sarà affissa a queste piante una targhetta con il nome appunto dello studente o della studentessa che si è laureata. Qual è il senso? Beh, far capire intanto l'attaccamento al proprio territorio, alle proprie radici, alle proprie origini. L'auspicio che chi si è laureato non vada via, rimanga nella propria terra natia, cresca e faccia crescere il territorio ad ogni livello. Ecco, questo è un po' il significato di questa manifestazione, una manifestazione che vuole certamente dare il giusto rilievo che la natura merita, e quindi quale elemento più significativo, più simbolico di un albero, è l'albero con le sue radici. Insomma, una simbiosi, una unione tra questi alberi e questi studenti che certamente rappresentano l'orgoglio del territorio fragagnanese, e da queste radici profondamente infisse nel terreno dovrà svilupparsi, dovrà crescere la storia di questi ragazzi e la storia di Fragagnano, con la convinzione e con l'augurio forte che si resti nel territorio ionico, si resti a Fragagnano. Bene, iniziamo questa manifestazione così, cercando di raccogliere le impressioni degli studenti premiati e insigniti di questo onore. La prima è Erika Gabriele, che però non è presente, e in sua rappresentanza ovviamente fa le veci la madre. Allora, signora, sua figlia non è potuta esserci qui, però lei ovviamente avrà vissuto certamente un momento di grande soddisfazione, di emozione. Sì, molta soddisfazione ed emozione, anche perché noi l'abbiamo assistito alla sua laurea anche noi da casa. Lei era a Pescara e noi eravamo a casa, quindi anche in lontananza fra noi. È stata un'emozione grandissima. Un altro albero dedicato a un altro laureato, Gianmarco Turso, assente anche lui, ed è presente il papà Gianmarco Turso. Beh, abbiamo visto mentre lei così legava il cartellino, la targhetta all'albero, in quel momento avrà pensato ai sacrifici di suo figlio e ai sacrifici della famiglia che insieme appunto avete compiuto per celebrare, per arrivare a questo obiettivo fondamentale, il primo passo verso una carriera, ci si augura, radiosa. Sì, è bello essere qui, anche perché egoisticamente parlando mi ha riportato indietro negli anni, ben 36 anni fa, quando mi sono laureato io nella stessa città dove si è laureato mio figlio.
Purtroppo lui è molto rammaricato per non essere presente qui, anche perché purtroppo è stato sfortunato due volte, la prima volta per essersi laureato da remoto e quindi anche qui perché ci teneva ad essere qui. Purtroppo gli impegni professionali ancora ulteriori di studio, e anche perché lui fa il tirocinio lì presso la Corte d'Appello e anche la scuola di magistratura, lui hanno impedito di essere qui. Per cui siamo felici di raccogliere questo riconoscimento al suo posto. Momento di Stefania Strada, beh, finalmente una laureata presente. Abbiamo visto la targa appunto che è stata legata all'alberello. E allora le tue, intanto in cosa ti sei laureata? Vediamo qui la tesi. Mi sono laureata nella magistrale di lettere moderne. Cosa farai da grande, il caso di dire? In realtà adesso sono in graduatoria per l'insegnamento, sembra che qualcosa si stia muovendo, quindi spero di diventare un'insegnante. Emozionata? Sì, molto, perché comunque è carino vedere tutti gli alberi, le querce, speriamo crescano presto e i nostri nomi sopra, insomma, è sempre bello. Roberta Frascella, altra premiata e altra laureata. In cosa ti sei laureata e dove? Io ho studiato economia e legislazione di impresa all'Università Cattolica a Milano, laurea triennale. Ora cosa bolle in pentola? Quali progetti per il futuro? Sì, io in contemporanea, a dire il vero, ho frequentato un master al Sole 24 Ore, sempre a Milano e online, e ora sono in attesa dello stage per concludere il percorso. Iole Galeanda, laureata, non è presente, ma la rappresentano validamente qui i genitori, abbiamo mamma e papà. Bene, allora Iole, in cosa si è laureata? Scienze infermieristiche. Benissimo, quindi in un periodo particolare è molto importante questa laurea, questo corso di studi propedeutico ovviamente alle professioni sanitarie. La domanda è superflua, forse anche ripetitiva, ma doverosa. Il vostro stato d'animo, la soddisfazione, il coronamento di un sogno? Immensa, immensa. Ci ha dato molto soddisfazione, molto. Non ce l'aspettavamo. Si è lavorato con 105, doveva andare meglio, comunque si è accontentata così. Insomma, è un voto molto alto comunque. Certo, certo, va bene così, va bene così. Anche se ce l'abbiamo lontana, però... Dove sta? A Vittorio Veneto. Parecchi chilometri a Pordenone, nel nord-est, sì. Certo. E ora lavora la Vittorio Veneto. Però già uno sbocco occupazionale importante, e vuol dire che questo corso di studi ha fruttato anche in termini proprio di occupazione. Sì, 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 è vero. È vero.
Abbiamo intervistato finora genitori, studentesse, ora uno studente, Graziano Montanaro, come si vede appunto dalla tesi di laurea triennale in programmazione per il web, rilevazione automatica di UX smell in siti internet, tempi di attesa e sovraccarico dei menu. Beh, penso che sia un argomento, come dire, attualissimo. Allora, mi sono laureato in informatica e comunicazione digitale alla sede di Taranto in Paolo VI. Adesso sto frequentando la laurea magistrale a Bari in computer science e spero di continuare su questa strada nell'ambito informatico. Ecco, questa cerimonia significativa perché proprio l'albero con le sue radici ha un significato, e l'allegoria di un legame profondo con il territorio. Certamente farei di tutto per rimanere a Taranto. Assolutamente, penso di poter comunque trovare, continuare la mia carriera lavorativa e scolastica qui a Taranto, in zona comunque. Chiara Di Maggio, altra neolaureata, in cosa e dove? Lettere moderne a Lecce, magistrale. Ora che prospettive, penso i concorsi, l'insegnamento? Sì, per l'insegnamento speriamo, dato che ultimamente si sta sbloccando un po' la situazione, di ricevere buone notizie. Ecco, questo legame col territorio, con le origini, con la famiglia di Fragagnano, con gli amici, questo legame forte anche con la terra, perché parliamo di una economia molto legata alla terra, quella fragagnanese. Sì, sì, speriamo di rimanere nel nostro territorio, ovviamente, non ci sarebbe cosa più bella che rimanere qui. Vedremo la vita cosa ci porterà. Beh, abbiamo anche un altro laureato con tanto di figlioletta al seguito, Roberto Massaro, si è laureato appunto in diritto amministrativo con elementi di diritto pubblico, la tesi di laurea è diritto amministrativo con elementi di diritto pubblico, chiaramente laureato in scienze e gestione delle attività marittime, quindi un argomento, una materia intimamente legata alla natura, alla vocazione naturale di Taranto. È molto emozionato, chissà se riesco a strappargli una parola. Ringrazio però, grazie mille, grazie. Vabbè, è comprensibile l'emozione. Concludiamo la rassegna sul terreno, è il caso di dire, dei nove laureati con Mariangela Altavilla. In cosa ti sei laureata? In giurisprudenza. Quindi ora cosa farai? L'avvocato, il notaio, il magistrato? Voglio specializzarmi per diventare giurista d'impresa e lavorare in azienda. Quindi uno sbocco, diciamo, nel mondo. Sì, nel mondo aziendale. Dell'impresa. Sì, sì, sì. Amministrazione, gestione, tutto quello che ha a che fare anche con le risorse umane. Ecco, la laurea da remoto, come leggiamo, in modalità telematica durante il lockdown, com'è stata rispetto magari ad altre lauree così tradizionali, ma ovviamente in momenti, diciamo, tradizionali, ma purtroppo è il Covid è anche questo. È stato diverso da come me l'ero immaginato, però comunque è stato un giorno indimenticabile e ho avuto la fortuna di avere la mia famiglia a fianco, quindi comunque è stato migliore di come pensassi. Dopo aver così ascoltato e visto
gli studenti intenti a, ad affiggere, a legare agli alberelli la propria targhetta, è il momento dell'amministrazione comunale nella persona della professoressa Lucia Traetta, che assessore del comune di Fragagnano alla cultura, alla pubblica istruzione e agli spettacoli. Fragagnano ha voluto sposare questa idea dell'ANCI, della regione, in un momento appunto di crescita del territorio attraverso gli studenti, attraverso il fine primario di evitare la fuga dei cervelli, di far sì che le risorse dei fragagnanesi restino a Fragagnano. Appunto, abbiamo voluto aderire a questa iniziativa promossa dalla Regione Puglia e dall'ANCI per regalare ai nostri ragazzi un momento corale che non hanno avuto modo di vivere durante il Covid. La Regione Puglia ha regalato una pergamena e un alberello con una targa nominativa che ci hanno riconsegnato per piantumarli in una zona del comune di Fragagnano. E questo è simbolico, un valore simbolico, perché così come le radici dell'albero attecchiranno sul terreno di Fragagnano, ci auguriamo che anche i nostri ragazzi mettano le radici sul proprio territorio. E dalla campagna, dal momento suggestivo in cui sono state affisse, sono state legate agli alberi le varie targhette recanti i nomi dei laureati, siamo nell'aula consiliare del comune di Fragagnano per una cerimonia, diciamo, più istituzionale, con la presenza del primo cittadino di Fragagnano, il dottor Giuseppe Fischetti. Una iniziativa in cui l'amministrazione ha creduto, perché la cultura è alla base di quelli che saranno gli sviluppi futuri. Lei è laureato e quindi ha seguito, no, il percorso universitario e sa cosa significa laurearsi, i sacrifici, le aspirazioni ovviamente che poi si hanno per l'attività professionale, l'attività lavorativa. Sì, buonasera. Intanto abbiamo voluto anche qui a Fragagnano organizzare questa manifestazione per dare anche un po' di onore a questi ragazzi che hanno vissuto una vera e propria battaglia, perché laurearsi, studiare, concludere un percorso universitario che già di per sé è difficile in un clima come quello che ha caratterizzato il nostro territorio negli ultimi mesi, non è sicuramente semplice, per cui accanto alle tensioni, ai sacrifici, alle preoccupazioni tipiche della fase che porta poi al conseguimento della laurea, si è aggiunta questa ulteriore preoccupazione e questa ulteriore ansia derivante appunto dal Covid-19. Per cui vogliamo spendere il nostro tempo questa sera e dedicarlo a questi ragazzi, apprezzando sicuramente quello che hanno fatto e riconoscendo un piccolo pensiero a nome dell'amministrazione comunale, ma a nome di tutti i cittadini di Fragagnano, per il loro impegno, il loro coraggio, la loro caparbietà nel raggiungere comunque un obiettivo importante. Sicuramente così, davanti a tanti studenti, davanti alle tesi di laurea così belle rilegate, avrà avuto un salto indietro nel tempo ai momenti in cui lei è stato studente prima di laurearsi. Beh sì, io mi sono laureato un bel po' di anni fa ormai. Economia e commercio. Economia aziendale, economia e commercio, indirizzo economico aziendale, e ovviamente ricordo benissimo come fosse questa sera le emozioni e le ansie di quel momento, ma anche dei giorni precedenti. Quindi sicuramente posso comprendere benissimo lo stato d'animo dei ragazzi, quelli presenti e quelli anche che per motivi di lavoro, per impegni vari, non sono potuti essere presenti, e che saluto comunque a nome di tutta l'amministrazione comunale. In questo senso, per quanto riguarda gli studenti in maniera giustificata assenti, ecco, abbiamo raccolto così l'emozione, lo stato d'animo, le sensazioni dei genitori. Ecco, anche questo va molto sottolineato, i sacrifici della famiglia.
Sì, è importante la spinta, il sostegno della famiglia in un percorso universitario. Devo dire che soprattutto negli ultimi anni, ma intendo comunque, parliamo di un periodo abbastanza allargato ormai, le famiglie concedono e sostengono i figli in questo percorso, perché si sta comprendendo sempre più qual è l'importanza della cultura, qual è l'importanza non del titolo in sé, ma di un percorso formativo che ti porta poi a poter garantire un percorso lavorativo anche nel corso della vita, appunto. Nunzia Di Giacomo, presidente della Proloco di Fragagnano. La Proloco ha voluto collaborare a questa iniziativa, si tratta appunto di giovani fragagnanesi, e quindi la Proloco, essendo vicina alla crescita del territorio, non poteva non dare il proprio supporto. Sì, sin da subito la Proloco di Fragagnano ha inteso aderire a questa iniziativa, offrendo la propria collaborazione. Un'iniziativa che è stata promossa dall'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e dall'ARTI, in collaborazione con il Comune di Fragagnano. Sin da subito, da quando ci siamo insediati, abbiamo inteso seguire la linea di non solo quella della promozione del territorio, ma anche quella della promozione della cultura, e quindi giustificata la nostra collaborazione all'iniziativa. Con l'auspicio, e lo sottolineiamo per l'ennesima volta, che i nostri giovani non lascino il territorio, ma si affermino e facciano crescere il territorio in loco. Sì, l'auspicio è proprio quello, che questi giovani fragagnanesi saldino radici fisse sul loro territorio, proprio come le radici delle querce che sono state piantumate nell'area comunale che è stata scelta per l'iniziativa.